Abbiamo visto la volta scorsa l'oscillatore di Wien. È un oscillatore a bassa frequenza. Per questo motivo possiamo tranquillamente usare degli amplificatori operazionali. Perché? Perché sappiamo che il gain band, quindi il degli operazionali, fino a qualche megahertz ci arriva. Quindi se non abbiamo bisogno di grosse amplificazioni, possiamo arrivare a valori di oscillazione abbastanza elevati. Va da sé che per ogni oscillatore occorre guardare una cosa che è fondamentale: la stabilità dell'oscillazione. Non è che va per i fatti suoi. Ed ovviamente anche la distorsione del segnale che viene fuori. Questi sono due parametri che ci garantiscono, qualora siano rispettati, la bontà di un determinato oscillatore. Quello di Wien sicuramente è un oscillatore abbastanza buono e infatti viene usato molto spesso in svariate applicazioni. Nuovo discorso relativamente agli oscillatori ad alta frequenza. Chiaramente se devo fare un oscillatore, se devo costruire un oscillatore ad alta frequenza, non posso utilizzare un oscillatore di Wien così come l'abbiamo visto. Perché? Perché ovviamente a quella frequenza lo stadio di amplificazione non ci arriva. Perché? Perché entrano in gioco capacità parassite dei componenti. E perché quando salite su di frequenza, appunto, ci sono altri effetti anche sui transistor, ad esempio, ci sono le capacità parassite che inizialmente a bassa frequenza possiamo trascurare, ma quando saliamo sopra di frequenza cominciano ad avere un peso rilevante. Infatti, ribadisco, uno dei modi per generare un segnale modulato FM consiste proprio nel far variare la capacità parassita di un DJT e legare quella variazione della capacità al segnale che si vuol mandare fuori. Questo creerà all'interno del circuito una variazione delta F che poi è l'FM, la modulazione di frequenza. Bene, stiamo sul semplice e andiamo un attimo a guardare, almeno come schema di principio, un oscillatore ad alta frequenza. E prima di tutto mostriamo e guardiamo lo schema di principio generale. Dopodiché, fondamentalmente, ci sono due tipi di applicazioni dove noi possiamo ottenere due oscillatori diversi che fanno lavori leggermente diversi, ma funzionano entrambi. Chiaramente, come al solito, questo è bene non dimenticarlo mai, questi sono schemi di principio, ci dicono come funziona. Nella realtà, poi, occorre un attimo aggiustarsi, andare a vedere quali sono i comportamenti in alta frequenza dei componenti che ci mettiamo dentro. Allora, fondamentalmente stiamo parlando di oscillatori a tre punti. Perché a tre punti? Prendo innanzitutto un amplificatore invertente. Questo è il simbolo generico dell'amplificatore, non è un operazionale, capiamoci. Chiaro? Qualunque esso sia, comunque un amplificatore invertente. Dopodiché ci metto tre impedenze. Questa è la nostra uscita. Qui ci sarà la massa. La
la refrazione la prendo sul partitore Z1, Z3. Quindi questa sarà la mia Nukon F e contemporaneamente questa sarà la mia Nukon I. Ci stiamo? Perché a tre punti? Perché per ragionare si considerano questi tre punti. Il 3 e il 2. Questo è il 3. Perché ragioniamo così? Lo capiremo nel momento in cui andiamo a realizzare il circuito più o meno aderente alla realtà. Comunque, occorre tenere d'occhio i tre punti, che sono ovviamente l'ingresso, l'uscita e il riferimento di massa. Come sempre vi ricordo questa cosa: se non avete un riferimento di massa comune non potete ragionare su nulla, perché altrimenti ogni tensione, ogni corrente va per i fatti suoi. Chiaro? È bene ricordarlo sempre. Anzi, bene, allora, come al solito la tensione di uscita sarà uguale al valore di amplificazione, chiamiamola con V, per la tensione di ingresso. La resistenza di uscita del mio amplificatore sarà una certa resistenza generica che chiamiamo R con 0. Perché dico generica? Perché dipende da che tipo di amplificatore stiamo utilizzando. Ad esempio, se fosse un JFET sarebbe il Mi che trovate nel datasheet del JFET che avete calcolato. Scusatemi, mi sono confuso. La resistenza di uscita del JFET è R con D, la resistenza dinamica, mentre invece l'amplificazione che voi dovete inserire è il Mi che trovate sul datasheet. Sono dati che trovate sui datasheet dei componenti che mettete. Comunque, come sempre, cosa faccio? Mi trovo il circuito equivalente, la rappresentazione del circuito più semplice per farmi i calcoli e ragionarci sopra. Quindi, come al solito, il mio amplificatore lo faccio diventare, lo vedo come un generatore di tensione la cui uscita è A con V, V con I, spero che si veda bene. Questo è il punto 3, il punto 1 sta qua, che è, se volete, la mia V con I, giusto per capirci. Il mio generatore avrà una resistenza che genericamente chiamo R con 0, poi occorre andare a vedere di cosa si tratta quando abbiamo deciso che tipo di amplificatore utilizzare. E dopodiché devo ricostruisco il mio circuito . Serve il punto 3, qui abbiamo il punto 2, quindi qua abbiamo la V di output, qui abbiamo la nostra V con F, che è la stessa di V con I, poi come li ho chiamati? Z1, Z2, Z3. Ok? Q1 è lì, Q1 F è qua, ok. Un'altra cosa a cui fare attenzione, da ricordarsi. Io ho aperto il mio circuito, vedete che qui non c'è il collegamento tra il feedback e l'ingresso.
Lo posso fare sempre che, come al solito, una volta che ho tagliato il circuito, la resistenza di ingresso dell'amplificatore che sto utilizzando sia sufficientemente elevata in maniera tale che nel funzionamento generale il circuito non vede differenze, chiaro? Quindi questa è una cosa a cui comunque occorre fare attenzione. La resistenza all'ingresso del mio operazionale, del mio amplificatore, pardon, non è un operazionale, deve essere abbastanza grande affinché quando apro il circuito la rete di retroazione e l'amplificatore non si accorgono della differenza e quindi posso studiare questo circuito avendo una qualche certezza che avrà un comportamento uguale a quello reale. Ok? Da qui in poi il discorso è semplice, come al solito. Il blocco A di amplificazione a cosa sarà uguale? Sarà uguale a meno, abbiamo detto che è invertente, A con V, V con I. Il nostro blocco beta di retroazione a cosa è uguale? Come sempre, come ingresso cosa vede? Vede un diavolo, ci stiamo? E come uscita vede V con F, quindi sarà V di F fratto V di output, giusto? Questo, quello dell'amplificazione, è inutile che lo ripeto, però era V con A output fratto V con E, come sempre, no? Questa è l'uscita del mio amplificatore, questo è l'ingresso, quindi la funzione di trasferimento sarà V di output fratto V con E, che sappiamo essere, per come l'ho scritta V, meno A con V, V con I, perché ho scelto un amplificatore invertente. Potrebbe essere un BJT a emettitore comune, oppure un JFET o un FET a source comune. Ok? Questo però è sicuramente così. Diciamo che l'amplificazione, il blocco di amplificazione Q output fratto Q con I lo conosciamo. Questo dobbiamo un attimo studiare la rete di retroazione per capire a cosa è uguale. È chiaro che quando vado a fare il beta per A, per verificare le condizioni di Parkhausen, questa cosa sarà uguale? V di output fratto V con I per V con F fratto V di output. Questo semplifico, quindi beta per A sarà V con F fratto V con I. Questo è quello che devo cercare. Il rapporto tra V con F e V con I. Ci stiamo? Questo mi darà il prodotto del blocco di retroazione beta per il blocco di amplificazione A. Prego. Del poco. È il rosso o il rosso? Allora, è il rosso. È il rosso? Allora, vediamo un po'. A, sappiamo che è meno A con V per V con I. Cioè, sappiamo da principio, V di output fratto V con I. Beta è V out, è V feedback. Questo lo eliminiamo. Beta è uguale a V con F fratto V di output. Dobbiamo scoprire a cosa è uguale. Fatto sta che beta per A sono più colore. È uguale a U con F fratto V di output che moltiplica U di output fratto V con E. Questo è qui uguale a U con F fratto V con E. Si vede? Ok. Quindi devo andare a trovare la relazione tra V con F e V con E per andare a studiare le condizioni di Barkhausen. Ok? Come non ho spazio, mi cancello il circuito originale, tanto abbiamo quello. E allora, beta, abbiamo detto che è V con F fratto V con E. Ah no, scusate, V. Allora, V
direi che è di una semplicità disarmante. Beta è questo, V con F è questo, questo è un partitore, conosciamo la tensione ai capi di questo partitore che è uguale a V di alto, punto 9. Quindi V di F, se volete, sarà uguale a cosa? A V di alto diviso la corrente che scorre nel partitore, cioè diviso la corrente, diviso l'impedenza totale del partitore, Z1 più Z3, che moltiplica l'impedenza Z1. Questa è la corrente, io moltiplico per Z1 e ottengo più corrente. Questo lo devo dividere per V di output. E quindi immediatamente vediamo che il blocco beta, la funzione di trasferimento del blocco beta, è uguale a Z1 fratto Z1 più Z3. Pacifico, semplice e immediato, è un partitore. Ok? Ai cui capi abbiamo messo la tensione V di output. Un po' più complicato è andare a ragionare sull'amplificazione, sul blocco di amplificazione. Perché? Perché A con V, V con I, ce l'ho qua, tra qui e massa. Devo andare a vedere che cosa succede sulla nostra rete. Ci stiamo? E allora? Questo può succedere. A è uguale V di output fratto V con I. V di output a chi è uguale? Sarà uguale alla tensione che abbiamo qua, che è A con V per V con I, diviso l'impedenza totale che viene vista da questo punto per il parallelo di questa resistenza, di questa impedenza. Chiaro? Questa impedenza e questa serie tra di loro stanno in parallelo e quindi noi abbiamo il nostro circuito, se volete, l'unica impedenza Z2 parallelo Z1 più Z3. E questa è V di output. Questo qua è A con V, V con I, meno, questa è la mia retenzione. Anche qui mi calcolo la corrente che scorre in questo circuito, che sarà la tensione che do in ingresso diviso l'impedenza totale, che sarà R con 0 su questo parallelo, e qui V di output fratto V con I sarà uguale a meno A con V, V con I fratto V con I, e questa è la mia V che è diviso 1 fratto R con 0 più Z2 parallelo Z1 più Z3, e questa è la corrente per questa impedenza, e avrò la caduta di potenziale su quel parallelo. Ci stiamo? Ok, diciamo che a livello di formule stiamo a posto, dobbiamo solo tirar giù un paio di equazioni per poter arrivare all'informe di condizioni di Barkhausen e andare a specificare meglio chi è Z1, Z2, Z3, perché a rigore non l'abbiamo mica ancora specificato. Tutto il giro che stiamo per fare serve fondamentalmente a questo. Allora, cercherò di essere breve. La cosa più complicata che abbiamo qua è proprio andare a specificare questo parallelo. Z2 parallelo Z1 più Z3, insomma, difficile da notare. Z2 che moltiplica Z1 più Z3, è molto più semplice, le equazioni sono molto più semplici di quelle che abbiamo visto per l'oscillatore a spontaneo. Z1 più Z2 più Z3. Ok? Questo è quel parallelo. Bene. Allora, riscrivo
amplificazione, il blocco, la funzione di trasferimento, quando del blocco A, nero, fugoni qua chiaramente si semplifica, e allora scrivo sopra il parallelo, cioè Z2, che moltiplica Z2 più Z3, diviso Z1 più Z2 più Z3. Ok? Questo è il parallelo al numeratore. Non ce la posso fare. Sotto cosa abbiamo? R con 0 più il parallelo, cioè Z2 che moltiplica Z1 più Z3 diviso Z1 più Z2 più Z3. Proprio anche con la sola divisione. Prego? Anche con la sola divisione. Questa è la divisione. Cioè. Parallelo a quello, ho messo qui per non fare un castello di, sì, di frazioni. Ci stiamo? Forse non si vede bene. Ovviamente che devo fare qua? Minimo comune multiplo della funzione denominatore. La riscrivo qua sotto e quindi avrò cosa? Che se il trasferimento A sarà uguale a meno A con B Z2 che moltiplica Z1 più Z3 diviso A proprio Z1 più Z2 più Z3. Il tutto faccio un minimo comune multiplo e quindi ho R con Z che moltiplica Z1 più Z2 più Z2 che moltiplica Z1 più Z3 diviso tutto e fatto il mio comune multiplo ci stiamo? Si vede bene? Anche qua sotto. Allora, ovviamente, frazione di frazione, questo è il denominatore della frazione al denominatore, questo sta al denominatore della frazione al numeratore, però semplice. Ci stiamo? Anzi. Allora, riscrivo questa equazione, cancello qua sopra in maniera tale che abbiamo un po' di lavaglio qui. Siamo giunti a dire che allora siamo arrivati a dire che la mia amplificazione la funzione di trasferimento A è uguale a meno A con V che moltiplica Z2 per Z1 più Z3 diviso R con 0 Z1 più Z2 più Z3 più Z2 Z1 moltiplico più Z1 pardon, Z2 Z3. Ok? Questo è il mio A. È la funzione di trasferimento A. Ci stiamo? Beta l'abbiamo scritto lì, alla fine era Z1 fratto Z1 più Z3. Ok?
beta per A è uguale a Z1 parte Z1 maggiore di Z3 e moltiplico meno AV e moltiplico Z2 Z1 più Z3 diviso R con Z Z1 più Z2 più Z3 più Z1 Z1 più Z2 Z3. Perché ho fatto questo? Ovvio, per togliere subito di torno Z1 più Z3 e quindi questo si semplifica. Ci stiamo? Mazzo. Bene, e allora posso andare a descrivere il mio beta per A. Dopo che ho semplificato, qua mi rimane questo, lo scrivo in maniera più compatta, lo scrivo qua. Chi è Z1, chi è Z2, chi è Z3? Allora, se ho beta per A, ora questa espressione mi serve per andare a vedere quando è che sono verificate le condizioni di Baccalli. E allora, io suppongo che Z1 sia Jx con U, Z2 sia Jx con U, Z3 sia J X con 3, cioè siano delle impedenze puramente immaginate, cioè sono elementi reattivi. Ho bobine, ho capacità. Chiaro? Ci stiamo? In questa ipotesi dunque, cosa viene fuori? Viene fuori che questo è uguale a D con B. J x con 1 che moltiplica J x con 2 tutto diviso R con 0 J x 1 più J x 2 più J x 3 più J al quadrato x 2 x 1 più J al quadrato x 2 x 3. Ci stiamo? Ovviamente J al quadrato è meno. J qui lo posso mettere in evidenza. Ci stiamo? J per J sarà J al quadrato sopra e quindi beta per A mi diventa meno A con V J al quadrato X1 X2 diviso J R con 0 x1 più x2 più x con 3 meno x2 x con 1 meno x2 x con 3. Ci stiamo? Manzo. Allora signori, salta agli occhi che al denominatore abbiamo questo primo addendo che è un immaginario. Gli altri due sono reali. Sopra abbiamo anche J4, ma J4 è meno, quindi risulterà meno per meno più meno
A con Q, che moltiplica meno 1, perché c'è uguale, uguale a meno 1, su 2, c'è K con Z, X1, X2, X3, meno, lo metto in evidenza, anzi metto in evidenza pure X2, posso mettere x2 in evidenza, no? X2 che moltiplica x1 e x con 3. Meno per meno fa più, e quindi la mia equazione è una roba leggera. Allora, se devo rispettare le condizioni di Barkhausen, beh, però deve avere fase 0, cioè deve essere un numero reale. Da quello che vedo qui, perché ho sbagliato l'accento, beta per A sia reale, occorre che questo termine sia nullo. Cioè, deve avvenire che x1 più x2 più x3 sia uguale a 0. Questa è la condizione imposta dal fatto che beta per A deve avere fase 0, quindi x1 più x2 più x3 è uguale a 0. Corretto, no? Mi trovate? Cioè, questo per capire un attimo che roba abbiamo davanti, passiamo x1 e x3 dall'altra parte, x con 2 è uguale a meno x1 più x3. Passate x1 e x3 dall'altro lato, quindi sono meno, e quindi da questa equazione viene fuori che x1 deve essere uguale a meno x1 più x3. Ci stiamo? Ma soprattutto qui capisco una cosa, che queste tre reattanze non possono essere della stessa natura. Perché da una somma venga fuori 0, deve per forza essere che uno dei termini sia negativo e che gli altri due sommati eguaglino quel termine che viene sottratto, o no? Sì. Almeno una condizione deve essere questa. Il che significa che magari x1 e x2 sono delle bombine, sono delle spine. X3 è un condensatore, in questo caso X3 è 1 su omega C, mentre invece gli altri omega con L 2 omega con L 1. Perché? Perché quando vado a farla su con il J abbiamo J più J meno J, ok? Sarebbe più 1 su J, cioè meno J. E da qua capisco anche, tiro fuori, il valore di L e di C. Anzi, deve risultare che L1 più L2 sia uguale a 1 su C. O no? Perché questo si equivalga e venga fuori 0, grosso modo. Non è proprio così, nel senso di sto dando un attimo gli ordini di grandezza e i ragionamenti. Il ragionamento serio che va fatto qual è? È quello che io mi vado a trovare la pulsazione di oscillazione dicendo J omega L1 più J omega L2 deve essere uguale a J1 su omega C. Lo deriva da qua. Ci stiamo? Ci ho messo le J per ricordarci che è l'immaginario, potrei anche togliere. Infatti, J omega L1 più L2 è uguale a J1 su omega C. Ovviamente, questo semplifica. Solita procedura. Omega lo porto sopra all'altra parte, omega al quadrato, incomincio a indicare 0 che è la frequenza di oscillazione, è uguale a 1 su
L1 più L2 per C. Ovvero sia, la pulsazione di oscillazione sarà omega con 0 uguale, faccio radice quadrata a destra e a sinistra, 1 fratto radice quadrata di C che moltiplica L1 più L2. Da quell'equazione tiriamo fuori la pulsazione di oscillazione, che è 1 su radice quadrata C che moltiplica L1 più L2. Questa è la condizione che fa sì che beta per alfa sia un numero reale e quindi la fase di beta per alfa sia 0. Chiaro il passaggio, signori? Forse sono andato troppo veloce all'ultima parte, ma è sempre la solita sola. Chiaro? Annullo il termine immaginario. Dopodiché mi vado a trovare la pulsazione di oscillazione, imponendo quell'uguaglianza a 0, da cui poi ricavo il valore della pulsazione di oscillazione. E come vedete, non è sempre la stessa finestra. Quindi, in questa ipotesi, io ho pensato a Z1 e Z2 come bobine, e quindi Z1 sarà omega con L1, Z2 sarà J omega L2 e Z3 sarà 1 fratto J omega C. Ci siamo? Cancello un po' di roba, altrimenti è il caos. Ripeto, perché beta per A sia nullo, occorre che x1 più x2 più x3 sia uguale a 0, cioè ad esempio x2 è uguale a meno x1 più x3, e questo sta a significare che le tre induttanze non devono essere dello stesso tipo, anzi i tre elementi reattivi non sono assolutamente dello stesso, della stessa natura. Ipotizziamo due bobine e una capacità. Possiamo pensare anche al contrario, due capacità e una bobina, e a seconda di quello che scegliamo avremo due tipi di oscillatori diversi. Questo è l'oscillatore Hartley, quando mettiamo due capacità abbiamo un oscillatore Collins, ok? Comunque rimaniamo ancora sul generale, quindi la pulsazione la pulsazione di oscillazione è 1 su radice quadrata di C che moltiplica L1 più L2, e quindi il mio circuito diventa una roba del genere. Questo è l'Hartley, andate a vedere le connessioni, sono le stesse di prima. Ci stiamo? Questa era Z3, guardate? Qua abbiamo il nostro Z1, Z3. Bene. Ma siamo sicuri che oscilla? Non manca qualcosa? Infatti sono in questo posto. La condizione di Backhausen era 1, beta per A uguale a 1, ma significa fase uguale a 0, modulo uguale a 1. Ci stiamo? Ho verificato che se impongo quel tipo di impedenze la fase è 0, ma devo ancora verificare quanto deve valere l'amplificazione, o no? No, l'amplificazione, beta per A, scusate, modulo. E allora, alla frequenza di oscillazione,
chiaramente la parte immaginaria è nulla, o no? E quindi beta per A diventa A con Q era Z1 e Z2, giusto? Tutta la parte relativa a la parte immaginaria non c'è più, perché sto alla pulsazione omega con Z. Ok? Quindi mi rimane meno, avevo messo Z2 in evidenza, Z1 più Z3, giusto? Certo. Era così? Certo. Una volta che ho tolto da quell'equazione il termine immaginario, mi rimane questo. Meno Z2 per Z2. Lo semplifico. E quindi cosa mi rimane? A con V, Z1 fratto Z1 più Z3 meno. Giusto? Sì. Ma meno Z1 più Z3, che roba era? Vi ricordate quando abbiamo detto che Z1 più sì. Z2 più Z3 o X1 più X2 più Z3 è uguale a 0? Sì. E quindi se porto Z1 e Z3 dall'altra parte, Z2, che cosa ho? Che Z2 è uguale a meno Z1. Z1 più Z3. Quindi questo è Z1. Ci stiamo? Quindi questo è uguale ad A con V, Z1 fratto Z2. Modulo. Quindi, se vado a ragionare, beta per A, modulo alla pulsazione di oscillazione, deve essere uguale a 1, condizione di Barkhausen, sì. Un modulo. Questa che è uguale, ad A con V, Z1 fratto Z2. Anzi, visto che abbiamo scelto dei componenti puramente reattivi, A con V, X1 fratto X2. Il rapporto tra i due bobini in questo caso, per cui se questo deve essere uguale a 1 ricaviamo la condizione sull'amplificazione. La condizione sull'amplificazione qual è? A con V è uguale, divido a destra e a sinistra per X1 per X2, X2 fratto X1. Ci sta? Divido qua per x1 fratto x2, divido qua x1 fratto x2, questo e questo si semplifica, frazione di frazione, x2 fratto x2. Questa è la condizione di Barkhausen sul modulo. Affinché il modulo beta per A sia uguale a 1, deve risultare che A con B sia pari al rapporto tra la bobina L2 fratto la bobina L1. Ci state? Sì. Ok? Se invece quelle fossero due capacità, ovvero se usiamo un Colpitz, sarebbe 1 su J omega 2 fratto 1 su J omega C2. C1, pardon. Quindi frazione di frazione e diventa il contrario delle capacità. Vabbè, preoccupatevi di questo. Quindi, affinché questo oscilli, occorre che l'amplificazione del mio blocco di amplificazione A sia uguale a X2 fratto X1. Eccolo qua. Il circuito di principio è questo qui. È un oscillatore Hartley. Se invece mettiamo due capacità qua e una bobina lassù, chiedo un Colpitz. Colpitz. Però adesso occupiamoci di questo. Queste sono le condizioni. Chiaro? A posto così? Fermato. Dubbi? Allora, siamo d'accordo che beta per A alla pulsazione di omega con 0, cioè la pulsazione di oscillazione, è uguale alla fine dei conti A con Q che moltiplica Z1 fratto meno Z1 più Z3. Ci stiamo? E se ricordiamo la condizione per annullare il coefficiente dell'immaginario,
Z1 più Z2 più Z3 uguale a 0, o se vi piace di più X1 più X2 più X3 uguale a 0, passando Z1 più Z3 dall'altra parte, ho che Z2 è uguale a meno Z1 più Z3, proprio esattamente questa roba qua. Sì. E quindi questo è il mio Z2, e questo diventa Z1 fratto Z2 per A con B. Ci stiamo? Semplice. Cioè, a voler essere precisi, A con V, X1 fratto X2. Questo è il mio bello operato. Ci stiamo, Locke? Sì. Si è perso di nuovo? No, vi ho capito tutto. Ok. La condizione di Barkhausen sul modulo era che il modulo bello operato deve essere uguale a 1. Cioè, il modulo A con V, X1, X2 deve essere uguale a 1. Ci stiamo? Sì. E allora 1 uguale ad A con V X1 fratto X2. A con V a quanto deve essere uguale? Divido a destra e a sinistra per X1 fratto X2. Me lo faccio X1 fratto X2. Ci stiamo? Sì, questo e questo ovviamente si semplifica. Che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori che 1 fratto X1 fratto X2 è uguale ad A con V. Ci stai, Locke? Sì. Frazione di frazione, sì. Che cosa ottengo? Che X2 fratto X con 1 è uguale ad A con V. Questa è la condizione affinché ci sia oscillazione, perché sono rispettate le condizioni di Barkhausen. Modulo uguale 1 di beta per A. Ok? Stop.